Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ben ritrovati qui dall'area stile dal Festival di Sanremo. Allora, noi di Radio Bruno siamo sempre alla ricerca di curiosità, di novità. Stasera ci sarà la terza serata dedicata alle cover, alle canzoni italiane più belle, quelle che sono entrate nel cuore di tutti gli italiani, che tutti cantano, come per esempio Rudy. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Va bene, diamo la linea agli artisti, la facciamo cantare loro. Grazie. Parliamo della cover, perché hai scelto anche una canzone, insomma, bella impegnativa. Sì, la canteremo Diamante di Zucchero. Ah, meravigliosa. È una impegnativa perché è talmente tanto bella la canzone che quasi si canta da sola. Cioè, proprio è una canzone proprio perfetta. E lui mi accompagnerà prima con il mandolo andaluso e poi dopo con un assolo di violino. E ci divertiamo anche perché comunque anche il modo in cui abbiamo arrangiato la cover è in linea con l'album. Quindi, cioè, la parte difficile l'ho fatta. Adesso devo solamente gestire l'emozione, l'ansia. E come la gestisci? Non lo so. Non lo sa. Gesticolando. Non metterò i tacchi alti perché col cavolo. No, no, io un altro pensiero non me lo metto sopra la testa, ho già altri pensieri. I tacchi sono impegnativi, è vero, è vero. No, no, guarda, per carità. Scalinata, paura della non scalinata. Non c'è la scalinata, però non c'è. La fate la scalinata. Però ho visto durante le prove che c'è un pavimento con i buchi. Quindi, cioè, se uno c'ha un tacco a spillo, arrivederci. Comunque io non avrò nessuno di questi problemi. Giovani coppie sul palco dell'Ariston, ma saranno anche giovani amori? Spiegatemi un po', com'è nata questa coppia? Perché tu sei un rapper, lei è doppiatrice, cantante, attrice. Ditemi, guarda, un po', raccontatemi, sono curiosa. Guarda, noi ci siamo conosciuti in studio l'anno scorso, è nata una bella amicizia, una stima reciproca a livello artistico per quello che fa Giulia e per quello che faccio io, e abbiamo continuato a sentirci in questi mesi. Arrivati ad ottobre era tempo di Aria di Sanremo, no? Per chi si vuole presentare. E lì ci è arrivata una possibilità, perché Luca Chiaravalli, che è uno dei quattro autori del brano che è nostro in gara, Togliamoci la voglia, ci ha mandato questo pezzo e ci ha detto: guardate che potrebbe essere buono per un duetto. E noi l'abbiamo ascoltato e ce ne siamo innamorati al primo ascolto. Abbiamo detto sì, vogliamo andare a Sanremo con questo pezzo. Quindi ci abbiamo creduto, lui poi ha aggiunto le sue parti, l'ha ascoltato Carlo e sappiamo che, insomma, si è entusiasmato molto. E niente, ci tocca stare qua. Guarda un po'. Questi sacrifici di fare Sanremo, proprio guarda, certo. Non ci andava. Quante ansie hanno gli artisti prima di salire sul palco? E pensate che c'è qualcuno che per scacciare questi pensieri realizza queste cose. Di chi è? Scopriamolo insieme. Io vedo qui sul divano che mi hai messo un origami. Sì, ma un perché cuore. Io sto mi praticamente spieghi, perché è bellissimo, un cuore di carta meraviglioso, un gesto veramente dolcissimo. Sto praticamente tappezzando tutta la riviera, no? Ah, con sì? Questi origami di carta, ma perché sei un appassionato? Sono un appassionato, sto diventando un esperto origamista, credo si dica origamista. Credo no, di sì. Però nel senso il disco nuovo si chiamerà Anime di Carta, no? Il pezzo che io presento a Sanremo si chiama Il Diario degli Errori, quindi insomma c'è questo concetto di carta che mi porto dietro, che mi porterò dietro, no? Anche per tutte le serate. No? Un po' ritraducendo il concetto di carta anche con i vari outfit con cui insomma mi presento al festival, e mi piaceva l'idea insomma di lasciarvi un piccolo ricordo della mia orribile persona anche no, qua. Che carino, guarda, ti ringrazio tantissimo, quindi questo lo teniamo qui a Radio Vai, Bruno. Solo per voi. Mamma mia, che faticaccia qui a Sanremo, stare dietro a tutti questi cantanti è davvero pesante. Sapete cosa ci vorrebbe? Non so, un'area benessere, un massaggio, un bagno turco. Ah, quanto mi piacerebbe. Vabbè, nel frattempo voi non perdetevi l'appuntamento domani, è qui dal Festival di Sanremo. Io vado a cercare l'area benessere, dove sarò? Scusi, l'area benessere. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.